Calcerani, Callona, Lases. Troppo di vero tecnico di esperienza tra le due squadre. Apre le marcature Moser al settimo dopo un batti e ribatti, poi Anderle realizza una tripletta. Il numero 10 trasforma prima un rigore generoso, poi segna due volte direttamente dalla bandierina. Nel mezzo Schiavone toglie il pallone dall'incrocio a Gennara. In avvio di ripresa Pistolato segna di testa il gol della bandiera, ma poco dopo Son perde la presa e permette a Sbaffo di segnare. L'espulsione di Gennara apre poi la strada alla seconda rete di Sbaffo e alle marcature di Sartori e Baldessari. Termina 8-1. Fiemme Vattaro. Come nell'ultima gara i locali giocano un tempo ma vincono. La prima occasione è degli ospiti. Kampreger calcia bene, Simone Dell'Addio si supera e sulla ribattuta di Bisognin ci pensa Paolo Varesco a salvare sulla linea. Dopo una buona doppia chance con Valle e Bolgiani, il Fiemme passa al 18° con Dondio che anticipa il portiere in mischia. Poco dopo Tomasi centra la traversa, poi Obstreibitzer salva più volte il Vattaro. Nella ripresa Tomasi centra anche un palo, poi gli ospiti alzano la pressione sfruttando il calo dei fiemmesi ma la partita finisce 1-0. Gardalo Civezzano. Vittoria facile per la compagine gialloblu. Nella prima frazione i padroni di casa giocano bene e creano alcune buone occasioni con Marine e Diagne terminate di poco a lato. Poi Mici colpisce il palo. Nella ripresa numero 6 aggiusta la mira e segna il vantaggio al 55°. Qualche minuto più tardi il Gardalo piazza un micidiale 1-2 e chiude il match. Prima Marine si smarca bene in area e trafigge il portiere. Poi Diagne salta tre avversari e la serve facile a Bertolini che conclude in diagonale. Nel recupero Dell'Ai segna il gol della bandiera. Termina 3-1. Ortigara-Lefreborgo, derby molto intenso che vale l'aggancio al terzo posto di rossoblù. L'avvio di gara vede le squadre affrontarsi a viso aperto con l'arbitro chiamato molto in causa. Al 17° i locali trovano la rete, Mattia Floriani scappa in fascia e crossa, Caone e un difensore sporcano il pallone, a rimorchio arriva Cesare Felicetti che fredda col mano. Nel secondo tempo Allieri e Caone vengono ammoniti per la seconda volta, quindi il Borgo spinge molto ma subisce le iniziative di Tavernaro. In un finale confuso i giallorossi colpiscono un palo e una traversa, ma non evitano l'1-0. Pinei-Cauriol, partita divertente che si conclude in parità. Al quinto Marco Tondini porta i locali in vantaggio, poi la squadra di casa fallisce più volte il raddoppio. I neroverdi sono bravi a restare in partita e rovesciano la gara. Al 35° Giacomuzzi si destreggia bene tra le maglie difensive e serve Samuel Partel che batte Bosa. E in avvio di ripresa Marco Vanzetta segna il vantaggio su punizione. Due minuti dopo però il Pinei ritorna in partita con il rigore realizzato da Mattia Tondini. La Cauriol cerca quindi tre punti in più occasioni ma i locali resistono. Termina 2-2. Telve Dolomitica, vittoria importante, terzo posto vicino per i locali. Parte forte la Dolomitica, ma alla prima occasione utile i padroni di casa trovano il vantaggio con un bel gol in girata di Micheletti sul lancio di Co. Passano 3 minuti e l'autore del gol viene steso in area e del dischetto Simone Agostini spiazza Danilo Dell'Antonio. Gli ospiti reclamano un rigore non concesso al 39°, ma lo ottengono prima dell'intervallo e lo trasformano con Luceri. Nella ripresa gli ospiti vanno vicini alla rete in due occasioni, ma in contropiede Simone Agostini chiude la gara. Finisce 3-1. Verla Fassa, gli ospiti vincono e accorciano sul Vattaro. Il primo tempo si gioca a ritmi compassati con molti scontri e poche occasioni da gol, se non una punizione di Porco che va vicino all'incrocio e un bel salvataggio di Fontana. Il secondo tempo continua sulla stessa falsariga del primo, ma i fassani cercano timidamente la vittoria. Sugli sviluppi di un corner Trotner colpisce la traversa di testa, mentre i contropiedi del Verla non sono efficienti. Allo scadere però Bernard spizza in rete il corner di Dall'Io e segna il gol che vale 3 punti. Finisce 0-1. Thank you.